Ogni volta che andiamo a vedere una manifestazione artistica, in questo caso una mostra, ci chiediamo, almeno a me viene da chiedermi, cosa voglio da questa mostra? Perché ho voglia di vedere questa cosa? Perché mi interessa piuttosto che un'altra? Cosa cerco da una manifestazione artistica? Che cosa cerco dall'arte? Cos'è l'arte? È normale farsi questa domanda, altrimenti andremo da un'altra parte. E secondo me l'arte è uno specchio, l'arte è uno specchio che ci fa vedere esattamente quello che siamo ed è per questo che spesso crea scandalo, non piace, dà fastidio, irrita, perché non ci piace quello che vediamo naturalmente, non ci restituisce l'illusione che noi abbiamo di noi stessi, di essere perfetti, di essere bravi, belli, intelligenti. L'arte invece ci dà una cosa di cui abbiamo un disperato bisogno, anche se non lo vogliamo, che è la verità. L'arte ci dice sempre la verità, anche quando è un inganno. Anche il cinema è un inganno, è un'illusione ottica. Però ci dice la verità quando è arte, quando è un intrattenimento, e questa è un'altra faccenda. Ma quando l'arte è davvero arte, non si fa problemi a essere anche sgradevole, scioccante, urtante, perché in realtà quello che è sgradevole, scioccante e urtante siamo noi, siamo quello che vediamo noi, non è l'arte in sé. L'arte non fa altro che riflettere la verità. E quindi questo vale naturalmente per le arti visive, che si rifiutano di essere quindi semplicemente dei begli addobbi da salotto, e vale ancora di più per la musica, visto che io sono qua come compositore della musica. La mia musica non è un sottofondo di questa mostra, non è nemmeno un ambiente sonoro dove ci si muove durante la mostra. La mia musica, che spesso è leggerissima, inudibile, si confonde col silenzio, il silenzio è altrettanto importante della musica, delle note che ho scritto, è un dialogo, è in dialogo con la mostra, anche quando non ce ne accorgiamo, anche quando è talmente tenue, talmente leggera che quasi non si sente, o quando viene probabilmente coperta dalla gente che parla, dai passi, dal rumore della piscina e quant'altro. C'è sempre, è un dialogo continuo, fra l'altro è una musica infinita, cioè è una musica che dura mezz'ora, che però continua ad andare su se stessa, che si avvita come una spirale, quindi può andare avanti all'infinito. È una musica che si muove ugualmente fra suono puro e note. Ci sono cinque sezioni, ce ne sono tre dove il violinista, usando semplicemente il violino, senza elettronica, senza trucchi, senza filtri, produce dei suoni che sembrano tutto meno che un violino. Il violino in realtà è uno strumento antichissimo, nel tempo si è trasformato, è cambiato, no? Noi non suoniamo più il violino di Vivaldi, però ha sempre dentro di sé ancora le capacità di suoni inesplorati, infinite, usando tecniche diverse, con l'arco in vari punti del violino. Quindi ci sono dei momenti in cui sembra di sentire quasi dei suoni elettronici, ma non c'è elettronica. A volte c'è del rumore bianco, a volte ci sono dei rumori delle dita che semplicemente premono le corde e fanno dei suoni percussivi, a volte ci sono dei colpi letteralmente dati sulla cassa dello strumento amplificati, e invece poi ci sono delle sezioni dove ci sono semplicemente le note, delle note, sono due ampi adagi per violino dal carattere molto espressivo, molto malinconico, che però fanno un bel contrasto con le sezioni dove invece ci sono solo dei suoni apparentemente astratti. Tutti questi suoni sono in dialogo con l'immagine, anzi anche in dialogo assolutamente improbabile, perché nulla hanno a che vedere ad esempio con i personaggi televisivi che si vedono alla fine della mostra o con Spinoza. Non hanno quindi a vedere né con la contemporaneità né forse col passato, stanno in un altro posto, la musica spesso sta in un altro posto. E anche questi suoni non hanno nessuna intenzione di farvi compagnia o di consolarvi o di farvi stare bene. Questi suoni sono quello che sono e quindi quello che mostrano è la loro verità. Può essere una verità piacevole per alcuni, può essere una verità insopportabile per altri, non importa, è la loro verità. Io non mi posso mascherare dietro queste note perché sennò non sarei un artista, sarei uno che si occupa di un lavoro dignitosissimo, per carità, di fare dei piacevoli sottofondi alle mostre. C'è tanta gente che lo fa e lo fa benissimo e lo sa fare probabilmente meglio di me. Io non faccio così, se ci sono devo essere presente, anche essendo assente apparentemente in certi momenti. Io credo che questo sia importante, però continuare a tenere dritta questa barra del distinguersi dall'indistinto, appunto, da questo blob di cui siamo perennemente circondati in questa
società di stimoli pressoché infiniti, 24 ore al giorno, video, audio, suoni, cuffie, telefonini, internet, Netflix, eccetera. C'è questa costante sollecitazione delle nostre sinapsi, delle nostre capacità anche di occhi, audio, eccetera. Ecco, viene abbastanza ignorata in queste musiche. Queste musiche chiedono tempo, chiedono concentrazione, non si possono ascoltare spippolando sul telefonino o facendo altro, che altrimenti ci si annoia. Bisogna entrare in questa dimensione e lasciare che abbiano il loro tempo. Gli eventi si svolgono con estrema lentezza e tutto piano piano. In realtà non sono così lenti, ma sembrano. Cioè, in realtà tutto si muove, ma si muove con un tempo diverso da quello che ci viene imposto oggi dalla vita quotidiana. Questo però non va inteso in senso di escapismo culturale, cioè non è un'oasi New Age dove finalmente ci si siede sull'erba e si beve l'acqua fresca e non si pensa più al traffico. Al contrario, è immerso nella quotidianità e proprio per questo forza un tempo diverso. Si impone di non fare quello che sarebbe bene fare, ma si impone di fare altro. Poi quest'altro potrà piacere, potrà non piacere, io non mi pongo questo problema. Io lo faccio perché andava fatto così, soprattutto quando ho letto il progetto poi di questa mostra, che sarà una mostra molto dinamica, con un sacco di tecniche diverse, con colori, con immagini molto forti e che appunto poi anche l'ambiente è un ambiente estremamente dinamico. Se noi pensiamo a una piscina, energia, gente che si tuffa, movimento, spesso c'è un grandissimo rumore, confusione, gente che parla, gente che ascolta la radio. Quindi è una specie di commento a tutto questo, però nello stesso tempo può essere anche qualcos'altro, perché io credo che ognuno debba dare la propria interpretazione. Quello che sicuramente non è appunto uno sfondo, una tappezzeria sonora, quella non mi interessava proprio farlo. Ritengo che appunto anche il progetto visivo non sia un progetto semplicemente piacevole, per quanto siano belle le installazioni che verranno realizzate, ma sia una cosa che debba far pensare. Ecco, un altro compito dell'arte è quello di mettere in moto il cervello e far pensare, che è una cosa che oggi è abbastanza in disuso, perché naturalmente si preferisce il quieto vivere, si preferisce appunto fornire dei prodotti spesso preconfezionati, spesso predigeriti, inseriti in un mainstream che si autoperpetua naturalmente e che fa felici tutti, produttori e consumatori. Ecco. Ma io non credo che il compito dell'arte sia quello di farci felici, ma appunto quello di metterci uno specchio davanti e dire: ecco, voi siete questo. Se non vi piace, forse dovete cambiare qualche cosa in voi stessi.